Oggi pomeriggio leggiamo insieme A sbagliare le storie di Gianni Rodari, illustrazioni Beatrice Alemagna, M Edizioni. C'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo. No, rosso! Ah sì, Cappuccetto Rosso. La sua mamma la chiamò e le disse: Senti, Cappuccetto Verde. Ma no, rosso! Ah sì, rosso. Vai dalla zia Biomira e portale questa buccia di patate. No, vai dalla nonna a portarle questa focaccia. Va bene. La bambina andò nel bosco e incontrò una giraffa. Che confusione! Incontrò un lupo, non una giraffa. E il lupo le domandò: Quanto fa 6 per 8? Niente affatto! Il lupo le chiese: Dove vai? Hai ragione. E Cappuccetto Nero rispose: Era Cappuccetto Rosso, rosso, rosso. E rispose: Vado al mercato a comprare la salsa di pomodoro. Neanche per sogno. Vado dalla nonna che è malata, ma non so più la strada. Giusto. E il cavallo disse: Quale cavallo? Era un lupo. Sicuro. E disse così: Prendi il tram numero 75, scendi in Piazza del Duomo, gira a destra, troverai 3 scalini e un soldo per terra. Lascia stare i 3 scalini, raccatta il soldo e comprati una gomma da masticare. Nonno, tu non sai proprio raccontare le storie, le sbagli tutte. Però la gomma da masticare me la comperi lo stesso. Bene, eccoti il soldo. E il nonno tornò a leggere il suo giornale. A domani pomeriggio con un'altra storia.